Dobrodošli, buongiorno, benvenuti, sarò molto veloce perché oggi è una giornata molto piena di cose. Del festival e di tutta la giornata vi parleranno dopo Gabriella Carlucci, vi parlerà il maestro del genovese, vi parleranno chi ha allestito la mostra e l'esibizione sia di moda che di arte. Italianskog filma. Meni je jako drago što se među nama nalaze takođe i predstavnici veoma bitni ovde u prvom redu srpske kinematografije. Ad ottobre la settimana sarà dedicata invece alla lingua italiana. U ottobre imaćemo nedelju koja će biti posvećena italijanskom jeziku. E a novembre alla cucina italiana. Ah, un novembre tu ci dici. Buongiorno, dobrodan. Almeno una parola l'ho imparata. Allora, intanto io sono felicissima di essere qui per la seconda edizione del Italian Fashion Film Festival. Quest'anno abbiamo deciso, appunto, come diceva il nostro ambasciatore, di creare un collegamento ancora più forte fra le nostre culture, Italia e Serbia. E quindi avremo il confronto tra il cinema italiano e il cinema serbo e poi il confronto fra giovani artisti serbi e giovani artisti italiani. E qui in rappresentanza degli artisti serbi c'è Marco Gavrilovic, che ringrazio, e la curatrice per gli artisti italiani, Alessia Carlino, che è seduta qui in prima fila, e poi gli faremo dire appunto poche parole sulla mostra. E poi abbiamo voluto mettere a confronto l'alta moda. Voi sapete che l'Italia ha fatto scuola nel mondo per l'alta moda, per aver saputo insegnare a tutto il mondo come si fanno i vestiti. E allora noi abbiamo voluto invitare uno dei più famosi e l'iniziatore dell'alta moda in Italia, Gattinoni, a confronto con quello che io definisco il Valentino della Serbia, Igor Todorovic. Znači, filmovi zaista jesu interesantni, doživjeli su već uspeh. Film koji večeras otvara festival, potpuni stranci, znam da je beogradska publika, odnosno srpska publika imala već priliku da ga vidi, on je preveden i na srpski, pa bi sad i htjela da pitam gospodina Genovezija kako komentariše taj uspeh. Grazie innanzitutto per ospitarci qui, siamo molto felici di presentare il film all'estero. È un piacere per vari motivi, ma soprattutto la possibilità di esportare il nostro lavoro fuori. Sono tanti anni che i film italiani fanno fatica ad essere esportati, quindi che la nostra cultura cinematografica non riesce più ad andare fuori. Invece era un orgoglio, negli anni 60 e 70 avevamo una quantità di esportazioni altissima. È stato venduto in oltre 50 paesi il film e in oltre 35 paesi sono stati chiesti i diritti di remake.
Questo, al di là della soddisfazione personale, è stato importante in Italia perché ha aperto una nuova strada alla possibilità di esportare film italiani all'estero, cioè ci si è resi conto che facendo film internazionali c'è molto interesse per il prodotto italiano. Di perfetti sconosciuti. Tu hai self-distributed film a popoli stranzi. Beh, niente, a parte ricordare come al solito che il merito alla fine di Perfetti Sconosciuti è tutto mio, attualmente. Non ho sentito, era... Il merito di Perfetti Sconosciuti, del successo di Perfetti Sconosciuti, gli errori sono suoi, ma il successo è suo. Dopo, Moe Zaskoga. Anche la regia è mia, però volevano che il nome fosse il suo. Ja, sam također režirao film, ali hteli su ljudi da potpišemo njega. Detto questo non si poteva dire, forse. Možda ovo nisam trebao da kažem. Vabbè, sono contento di essere qua per un motivo solo, perché io avevo, purtroppo non c'è più, un amico serbo che per me era ed è un esempio. È veramente un piacere ed un onore avere i nostri ospiti a Belgrado e avere la possibilità di organizzare questo festival per il secondo anno consecutivo della Cineteca. Gabriella, volevo ringraziarti per il coinvolgimento e la volontà, insomma, di portare avanti questo progetto, che non è stato semplice. Ništa, ja bih pre svega htjela da se zahvalim na pomoći koju smo imali da organizujemo ovaj događaj, ko nije bilo baš jednostavno. E l'aiuto preziosissimo di Marko Gavrilović, senza il quale non avremmo potuto allestire questa mostra. I naravno posebno se zahvaljujem Marku Gavriloviću, bez koga ne bismo ovu izložbu uspeli ni da postavimo. Rappresentante della moda, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie all'ambasciatore per averci qui oggi. Cerco di essere molto ben preciso, no? Abbiamo una grande possibilità a vedere una grande casa di moda, Gattinoni, una delle più importanti case di moda, alta moda a Roma. E questo ha ragione, perché Gattinoni è con noi oggi a Belgrado, perché la fondatrice di Gattinoni era una delle persone nominate per l'Oscar per un film Pace e Guerra, con diciamo protagonista Audrey Hepburn all'epoca. E perciò è una importante, diciamo, cosa da vedere oggi a Belgrado. Dall'altra parte sono gli abiti che ho disegnato io. Devo dire che ho studiato a Roma, ho passato dei bellissimi anni a Roma e io sono sempre pronto a far parte di qualsiasi cosa che vuol dire Italia. E ringrazio molto a tutti quanti per darmi questa possibilità. Da se zahvalimo sponsorima bez kojih ništa nije moguće. Tra l'altro, a proposito di Dragan, volevo dire che è qui anche per incontrare Paolo Genovese, perché Paolo ha detto prima che molti nel mondo hanno avuto interesse nell'acquistare i diritti del suo film. Dragan vuole acquistare, ma non per fare remake, ma per farne uno spettacolo teatrale, quindi ancora più interessante. Da, i samo sam htjela da napomenjem, malo pre Paolo Genovese rekao kako je u mnogim zemljama su također kupljena prava da se uradi remake filma Potpuni stranci. To je ovdje delimično slučaj, s obzirom da je gospodin Mirjelovrić zainteresovan da remake bude, ali u pozorištu, ne na filmu. Ringraziamenti, allora, innanzitutto per la parte serba e per quindi per quello che riguarda l'organizzazione cinema, Milica Bosanić, dove sei, e Marko Čkončević, che ci hanno aiutato tantissimo. Milica è la responsabile di Film Commission Serbia, quindi un'istituzione importantissima che aiuterà a far conoscere ai produttori e distributori italiani la Serbia, e Marko è il responsabile della distribuzione in Serbia di tutti i distributori, quindi ci aiuterà a far comprare i film italiani. Zahvaljujem se Milici, zahvaljujem se Marku Čkonjeviću, s obzirom da su oni predstavnici bitnih institucija koje su povezane sa kinematografijom, i budući da će nam također pomoći u ovoj mogućnosti da se italijanski filmovi ovdje vide i prodaju. Poi, oltre al sostegno dell'ambasciata, dell'Istituto di Cultura, dobbiamo senz'altro ringraziare il Ministero dei Beni Culturali Italiano, che sostiene la nostra iniziativa. Dobbiamo ringraziare l'Istituto Luce Cinecittà, oggi rappresentato dal dottor Basso, che è qui presente. Le varie Film Commission, ringrazio la Film Commission Campania, Basilicata, che ha voluto essere presente alla nostra conferenza stampa. E poi devo ringraziare il Serbia, il nostro partner,
Poi non possiamo non ringraziare Cremonesi Consulenze, che domani presenterà un protocollo ambientale interessantissimo, tant'è che il Ministro dell'Ambiente sarà nostro ospite alla conferenza. E poi ancora grazie al Crown Plaza che ci ospita, grazie a Gattinoni e a Igor che hanno fornito l'abbigliamento per questa mostra meravigliosa, grazie anche al ristorante Lorenzo Cacalamba, famosissimo perché Lorenzo il Magnifico, quindi non poteva mancare Lorenzo il Magnifico per i nostri sponsor, la Chinoteca naturalmente, l'ufficio turistico della Serbia di Belgrado e poi la Galleria Cadoro che insieme a Alessia Carlino hanno curato la nostra mostra, spero, e la Aura, l'azienda di cosmetici serba che ci sta sostenendo, spero di aver ringraziato tutti e ancora però grazie a Simone Ferrari che ha curato insieme a Varigrafica, pensate, una joint venture Italia-Serbia nel campo della tipografia, per cui della grafica e della tipografia. Simone Ferrari insieme a una bellissima e importantissima società serba che si occupa di stampa, produzione di cataloghi, ha fatto i nostri cataloghi, i nostri depliant, è qui presente, è voluto venire a controllare il lavoro personalmente e quindi grazie anche a questa joint venture Italia-Serbia nella realizzazione della grafica siamo riusciti a mettere in piedi questa bella iniziativa. Grazie a tutti. Non credo ci siano cose che non vi abbiamo detto, abbiamo risposto anche alle domande che non volevate fare. Ore 17 oggi. Ci vediamo adesso per bere, diciamo, e cercare di sfamare Rolando. E poi ci vediamo tutti oggi alle 5 per il sabato italiano alla Chinoteca. Grazie. Alle 18 inizia il film di Paolo. No, dalle 5 in poi. Perfetto. Senza altre conferenze stampa. Što se tiče svih onih kojima se zahvalila gospođa Gabriela, mislim da ste većinu tih imena uspeli sami da prepoznate, iako je pričala na italijanskom, to su ostalom i sponzori koji se nalaze pozadi na ovom roll-upu. Svi oni zaista su dosta uticali da ovaj festival izgleda onako kako će izgledati. Ambasador kaže, eto, mi nemamo više ništa da kažemo, odgovorili smo čak i na pitanja koje vi niste postavili. Ja vas svakako pozivam da ostane, da se malo osvežite i vidimo se danas u Kinoteci počev od 17 časova. Ne znam, ovo je da radim i ovo. Nešto pitati, ti požare. Kako? Kako je prijora, to što je da radimo dobro. Što ne? Ja mi je ostalo. Ne znam. 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 Ne znam.